è Golia, un pastore maremmano di 6 anni che la scorsa estate ha aggredito suo padrone per la seconda volta, procurandogli 2 grosse ferite al volto. Questa è la foto di Franco Piersanti, 78enne di Cartoceto, che dopo aver subito 20 punti di sutura per guancia, ha deciso insieme alla moglie di sopprimere il loro amico a 4 zampe. Golia è così finito su tutti i quotidiani locali e la sua storia ha cominciato a suscitare polemiche e a trovare al tempo stesso qualcuno che si prendesse cura di lui. La battaglia quindi è stata vinta e l'avventura di Golia è una storia a lieto fine. Infatti, dopo essere stato al canile del Ragano, l'associazione Melampo, che gestisce il canile comunale di Fano, ha fatto di tutto pur di averlo con sé, prendendosi l'impegno di rieducarlo. Ed eccolo qua, oggi felice e sereno insieme ad alcuni dei suoi nuovi amici, come Valentina, Morfea e Raffaele, il suo educatore cinofilo. Lui è Golia, il nuovo Golia, nuovo perché ha fatto con noi dai primi di settembre ad oggi un percorso che lo riabilitasse e lo reinserisse in una nuova possibile famiglia. E Golia ha dato tutti i segni positivi fin dall'inizio e non ha mai dato un segno di aggressività. Golia, quando ha attaccato il proprietario, la giornata in particolare era una giornata, diciamo, con condizioni meteo avverse. Golia soffriva particolarmente il vento, la pioggia, ma semplicemente il cielo che si incupisse un attimo, a lui gli bastava poco per dargli insicurezze e mostrarci atteggiamenti non troppo graditi. Ma questo semplicemente perché non gli si è mai insegnato a reagire a questo tipo di paura. Educare i cani è fondamentale, racconta Raffaele. È più semplice se fatto fin da cuccioli o comunque con un po' di pazienza in più anche quando sono adulti. Molte famiglie adottano il maremmano spesso per la sua figura, perché fa una gran tenerezza da piccolo e sembra un batuffolo. Ma i cani non sono giocattoli, crescono e avranno sempre bisogno di noi e delle nostre cure. Oltretutto, questa razza non è di certo adatta a un appartamento, ma al contrario all'aperta campagna. Infatti ama difendere il proprio territorio, la sua famiglia e il suo gregge. È importante quindi rispettare le doti e le caratteristiche di ogni cane. Ovviamente, come tutti i cani, bisogna guardare come si comporta, che segnali ti dà, se ha piacere che tu stai lì, se ha piacere, insomma, che mangia insieme a te. E dopo io semplicemente mi sono lasciata andare e mi sono fidata di lui. È nato questo bellissimo rapporto, spontaneo. Un rapporto molto sereno e molto tranquillo, così, col passare dei giorni, con la fiducia reciproca. Basta. Il canile comunque lo ha voluto fortemente. Se ne è occupato, anche perché purtroppo Golia doveva essere soppresso. E quindi grazie a voi così non è stato. Sì, esatto. Diciamo che bisogna dare sempre una speranza, no? Lui, come tanti altri cani, aveva semplicemente bisogno di pazienza, fiducia e un po' di costanza nelle cose che c'erano da fare per fare in modo che lui si tranquillizzasse. Golia ora è in attesa di una famiglia consapevole che abbia voglia di prendersi cura di lui, delle persone che abbiano la possibilità di offrirgli non solo uno spazio adeguato, ma anche del tempo da dedicargli. Il centro cinofilo in cui opera Raffaele è anche disposto ad offrire un corso di educazione gratuito per rafforzare il rapporto tra Golia e il nuovo padrone. Questo è Golia ed è pronto per una nuova famiglia. Fatevi avanti, perché non fa altro che aspettarvi.